Allora, io sono Francesco Miano, chef del Villa Diodoro di Taormina. Lui è il mio secondo. Mobile Francesco. Allora, presentiamo ora una spaghetti alla norma, la spaghetti tradizionale siciliana. Gli ingredienti sono aglio in camicia con la buccia, del pomodoro fresco, melanzana, olio extravergine di oliva e ricotta infornata, grattugiata. E naturalmente spaghetti. Si sbuccia la melanzana, si mette sotto sale 15-20 minuti per fargli perdere l'amaro della buccia. Queste, diciamo, che sono delle fettine di melanzane che verranno messe di sopra come decorazione. Olio d'oliva extravergine per friggere le melanzane. Ora si fa un soffritto dell'aglio in camicia, dove verranno saltate le melanzane già cotte, già fritte. L'aglio si mette in camicia perché così non è troppo forte, non è invadente e viene meglio a digerire. Buttiamo giù la pasta. Intanto le nostre melanzane continuano a cuocere. La pasta va cotta 6-7 minuti e poi finisce di cuocere in padella, così si amalga bene con la salsa e prende tutti i sapori delle melanzane col pomodoro fresco. La melanzana bisogna che sia bella fritta, dorata, che sia ben cotta. Andiamo a togliere le nostre melanzane dall'olio, mettiamoli a scolare in un po' di carta assorbente, così si assorbe, diciamo, una parte dell'olio. Togliamo l'aglio, che già l'olio è stato profumato. Andiamo a mettere le nostre melanzane in padella che assorbe l'olio profumato con l'aglio e poi inseriamo il nostro pomodoro, pomodoro passato, una fogliolina di basilico e appena cotti gli spaghetti al dente e l'amalgamiamo bene con la nostra salsa, continuando la cottura della pasta, aggiungendo, casomai se la pasta è un pochettino al dente, dell'acqua di cottura. Andiamo ad impiattare il nostro piatto. Mettiamo su un pochettino di salsa, le melanzane fritte a fettine, un pochino di ricotta infornata, grattugiata fresca e una fogliolina di basilico. Il piatto è pronto, buon appetito!